Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Ivan Polujancic, mi conoscete già. Io penso che oggi tanti di voi si interessano di cosa sta succedendo sul mercato delle criptovalute. Tantissime persone ovviamente si preoccupano degli eventi che stanno succedendo ora. E la vita di tante persone si è anche cambiata. Guardate, io vi chiederei di essere attivi, scrivere nella chat da 1 a 100. Scrivetemi per favore quanto la vostra vita è stata influenzata dall'inflazione, dalla criptovaluta che sta scendendo. Dalle azioni legate alla situazione in Ucraina, eccetera. Quindi scrivetemi da 1 a 10 se questa situazione ha avuto l'impatto sulla vostra vita. Se vi sentite i cambiamenti nella vostra vita. Ecco. Vedete, mi stanno rispondendo, io vedo il vostro feedback. Vorrei vedere anche il feedback dalla stanza italiana in modo tale che posso seguire la situazione. Sì, grazie, vedo i vostri 10. Ok, e io capisco che il mondo è stato cambiato notevolmente. Quindi vogliamo sapere tutti come guadagnare sul mercato delle criptovalute. Quindi noi vi presentiamo il portafoglio di indici e vi racconterò del prodotto di cui sono responsabile io e vi racconto delle possibilità di business che saranno interessanti. Tutte le persone saranno interessate ovviamente che si rendano conto di quanto gli avvenimenti di adesso saranno importanti per il nostro futuro. Ecco qua, voi potreste rendervi conto in maniera visuale come si sviluppano le tecnologie. Rendetevi conto. Vedete, questo in pochi anni, in un centinaio di anni, è successo, quindi il cambio è stato notevole. Quindi qua ci sono le automobili, i telefoni, smartphone. Vedete, il telefono ormai non è solo il telefono, ma anche il PC e noi con il nostro gadget, con il nostro smartphone. Riusciamo a fare tantissime cose che sarebbero impensabili anche, guardate, 20 anni fa forse. Ora possiamo controllare la mail, giocare, fare le cose serie, professionali di lavoro, eccetera. Quindi lo sviluppo è stato notevole e perché vi faccio vedere queste foto. In questa maniera vi rendete conto dei cambiamenti che stanno succedendo adesso sul mercato delle criptovalute. E voi dovreste rendervi conto su quale livello ci troviamo ora. Mettetemi da 1 a 3 se voi pensate che il mercato delle criptovalute sta all'inizio del suo sviluppo 2. Se noi siamo a metà dello sviluppo dei progetti e 3, se questo ormai è il picco di tutto ciò che è legato alle criptovalute. Quindi 1, la fase iniziale, 2, la fase piuttosto
avanzata e il 3 è l'utilizzo del mercato di massa. Ecco, io vedo, mettono 1 e 2. C'è 3 nella chat. C'è un 3 nella chat in inglese. Ecco, tutti pensano che forse gli automobili e smartphone sono allo stesso livello dello sviluppo con le criptovalute. Pensate che ogni pensionato le saprà utilizzare? Ecco, anche nella chat spagnola mi scrivono che ci sono tanti 3. Quindi per il pubblico spagnolo, forse non mi avete capito molto bene, 3 sarebbe il massimo dello sviluppo del mercato. Quindi se la nostra chat spagnola pensano che ormai ogni pensionato ha un wallet di criptovalute, ma allora io penso che molto avanzati i paesi da cui venite. Ecco, gli smartphone ormai hanno tutti, ma non penso che fare tanto e paragonare ancora con lo sviluppo parziale delle tecnologie, perché ancora io non direi adesso vediamo le tecnologie blockchain e criptovaluta cosa presenta. Sono anche gli smart contratti che permettono di lavorare con i token. E adesso c'è lo sviluppo di Meta Universo il Facebook è stato nominato Meta proprio perché Facebook sta entrando nel progetto di Meta Universo, è un progetto veramente universale, globale, è uno dei fattori fondamentali. Ora andiamo a vedere questa nuova slide. Qua voi vedete come si sviluppava un uomo. E qua sotto voi vedete gli indici dello sviluppo dell'economia americana. Potreste prendere Cina e potreste vedere questi mercati sviluppati. Sì, qualche periodo ci sono miglioramenti e peggioramenti. E sempre le persone cercano di andare verso qualcosa di migliore, di qualcosa di più tecnologico, proprio per questo non utilizziamo più cavalli, ma andiamo sugli aerei. Se noi guardiamo lo sviluppo delle tecnologie,
anche la storia del denaro. Noi ora non giriamo più con i sacchetti d'oro pieni di oro, delle monete d'argento come si usava nel Medioevo. Adesso ci sono anche i motori diversi, non utilizzano più carburante, ma utilizzano elettricità, e quindi tra poco forse anche i motori, come li conosciamo adesso, spariranno tra poco. E vorrei dire la stessa cosa sulla tecnologia blockchain. E qua voi sotto vedete un grafico analogo all'indice NSP 500. Quindi io vorrei mostrarvi questa crescita paragonabile al mercato di azioni. Quindi nel quadro, se noi vediamo in alcuni anni, il quadro di alcuni anni, noi non vedremo le crisi che sono successe. Ad esempio sul grafico di sinistra c'è anche la depressione americana, c'è la crisi dei dot-com, c'è la crisi di immobili. E c'è anche il calo corrente del 20%, ma qua su questo grafico sembra insignificante. Quindi se noi vediamo tutta la storia dello sviluppo di umanità, è chiaro che nessuno pensa di diminuire il nostro progresso, anzi il progresso sta aumentando in continuazione, anche se la velocità cambia a volte in base agli eventi che stanno succedendo nel mondo. E io vorrei farvi capire che le criptovalute è soltanto una parte del mercato di tecnologia blockchain nel suo totale. I token che noi scambiamo hanno la funzione del denaro attualmente. Quindi noi diamo dei segni e questi, diciamo, segni che, di cui ci siamo messi d'accordo, che costano un tot, noi li utilizziamo come il denaro. Quindi noi possiamo effettuare il mining delle monete, possiamo vendere queste monete con un certo prezzo. Il criptomercato e la possibilità di attirare investimenti per certi progetti. E le funzionalità pratiche quotidiane ancora sono poche. Ci sono pochi prodotti blockchain che si utilizzano nella vita reale, normalmente sono i progetti virtuali. Immaginatevi, ad esempio, questa storia così, che tutte le persone viaggiano con i cavalli e qua arriva una prima automobile. Quindi tutti la guardano male, non capiscono il senso e dicono: guardate, è molto più facile andare con i cavalli che con questa carrozza stranissima. Ma dopo anche le carrozze con i cavalli rimangono come interesse sportivo oppure viene utilizzato nel campo di divertimento e invece come il mezzo di massa si utilizzano soltanto le automobili.
Quindi il nostro mondo attuale sta ora sulla soglia della quarta rivoluzione industriale. La prima tappa è quella di creare i motori a vapore, poi c'è la produzione di massa, poi automatizzazione della produzione e dopo l'industria 4.1 e la decentralizzazione, ma nello stesso tempo la globalizzazione, grazie ad internet e allo sviluppo delle tecnologie. 10 anni fa non potevamo immaginare di organizzare un webinar simile. Anche 5 anni fa un webinar simile tecnicamente sarebbe assolutamente impossibile, perché non esistevano nemmeno i programmi e la potenza dell'internet tale per poterlo fare. Ora le informazioni e i contenuti hanno il valore. Grazie alle tecnologie, grazie allo sviluppo di queste tecnologie, una foto, ad esempio, potrebbe essere confezionata in un NFT token e avere un certo valore. E adesso noi stiamo riesaminando i diritti di proprietà grazie all'NFT token, grazie alle tecnologie di dati criptati, e ora noi non possiamo immaginare che tutte le macchine spariscono all'improvviso e tutti iniziano ad andare con cavallo. Questa sembra una pazzia pura, e così le persone del futuro parleranno di noi, perché loro diranno: ragazzi, ma come avete vissuto in questo mondo senza la blockchain? Ad esempio, i ragazzini di ora non possono immaginare come si vive senza lo smartphone, ma tanti di voi ancora questo se lo ricordano, questi tempi. Ma adesso i ragazzini, anzi i bambini negli asili, sanno utilizzare gli smartphone, sanno trovare i cartoni animati su YouTube. E le tecnologie blockchain cambiano il mondo, hanno un grande impatto, ma adesso questo impatto non è ancora così, così diciamo, razionalizzato. E secondo me questo è l'inizio dei cambiamenti che prima o poi arriveranno. Le persone che si occupano dello sviluppo, adesso danno la vetta, danno la direzione di questo sviluppo. Ma le soluzioni concrete ancora non esistono, ma prima o poi arriveranno. Ok, andiamo avanti. Ok, novità e tendenze del 2022, degli ultimi 6 mesi ovviamente. Ok, l'accesso rapido dell'applicazione Stepn cammina e guadagna, e adesso grazie al mercato NFT, alla tecnologia, allo sviluppo di tecnologie di massa, la crescita dei progetti simili dà il segnale a tanti programmatori, a tante aziende che iniziano a capire come utilizzare le tecnologie blockchain per il consumo di massa. Se noi prendiamo 2 anni fa o l'altro anno, il maggior utilizzo del mercato delle criptovalute era quello acquista e vendi. Oppure raccogli i fondi per le idee. Invece, la salita di questi progetti come Stepn
ha dimostrato che tantissime persone, grazie alle tecnologie blockchain, grazie ad NFT token, basate sulle tecnologie blockchain, possono dare la possibilità di influenzare le grandi masse delle persone, magari farle camminare, saltare, ballare, tutto quello che si inventano i produttori, ma comunque sia, queste opportunità non sono durature. È quello che è successo con Stepan e ovviamente Hype. Le persone si sono avvicinate là, ma nella prospettiva lungimirante, questo secondo me non può andare a lungo, perché il senso pratico di questo un po' manca. Ma alcune persone a cui piaceva camminare, a cui piaceva correre, sono riusciti ad avere anche il guadagno, invece le persone che sono arrivati soltanto per seguire il trend, perché questa è la criptovaluta, perché questo è NFT, loro hanno fatto tante azioni, ma il risultato non è massimo. Un'altra notizia importante è l'attacco dei hacker su Network Ronin. Questo è un gioco sulla blockchain e i truffatori hanno rubato una grande quantità di mezzi privati. Gli attacchi dei hacker succedevano anche prima, anche l'Ethereum ha avuto questo attacco, dopodiché la blockchain si è divisa in blockchain classica e Ethereum nuova, diciamo. Quindi questo succede quando blockchain sono nuove, ad esempio blockchain Solana è nuova, non è perfetta e quindi viene migliorato in continuazione. Quindi questo è un continuo processo, la creazione di un certo blockchain. Quindi i truffatori hanno rubato tanto denaro, ma rubare il denaro è soltanto una piccola parte del problema, ma è molto più difficile dopo legalizzare questo denaro e farlo diventare i soldi fiat, perché più andiamo avanti, più è difficile cambiare questi soldi truffati in soldi fiat. Poi parliamo della caduta di Terra Luna. Dico in Terra Luna, anche questo ha influenzato il mondo delle criptovalute. Stablecoin e alcune cose che nella blockchain industria erano considerate sicure si sono scoperte come le cose non molto sicure. Quindi prestate attenzione, nella step tante persone pensavano di guadagnare, ma non tutti ci sono riusciti. I primi hanno guadagnato, ma le persone che hanno acquistato queste scarpe di step hanno acquistato le scarpe a gennaio, è poco probabile che riescano ad avere il rimborso del denaro. Anche il calo di Terra e anche questa è manipolazione, come anche
l'attacco dei hacker, quindi questo vi dimostra quanto questo mercato è ancora insicuro, non è ancora sviluppato, sta nella fase iniziale. Quindi quest'anno ha dimostrato che non c'è niente di sicuro nel mondo, anche le sanzioni, anche la situazione di guerra, anche le contraddizioni tra i paesi creano grandi problemi per il settore di investimento, per il settore delle azioni, per il settore degli immobili, perché la politica e il settore finanziario sono assolutamente legatissimi tra di loro e lo sappiamo. E ci sono tanti fattori che richiedono la protezione, le garanzie, eccetera. Quindi, in base a questo, io vedo alcune tendenze che ci aspettano nel prossimo futuro. Questa è la mia visione. Quindi, io vedo la tendenza di regolamento nell'ultimo anno o due, dopo l'inserimento delle sanzioni. E dopo la situazione tra Europa, Stati Uniti e la Russia, iniziano a parlare tanti paesi del regolamento delle criptovalute. Alcuni iniziano a mettere in vigore gli atti normativi e le leggi che regolano alcune direzioni di mining, di ICO e in generale di creazione di token, di collocazione di token, chi ha il diritto di effettuare il listing dei token. In Corea, mi sembra, è stata introdotta una legge di chi potrebbe emettere dei token. Ora stablecoin sono molto seguiti dopo la caduta di Terra. Poi c'è la tendenza di metauniversi e di consumi illimitati di prodotti informativi. Se noi prendiamo Coca-Cola o McDonald's, questi brand sono arrivati al massimo del potenziale di consumo. La Coca-Cola non può fare più merce in paragone con le persone umane che si trovano sul pianeta. Perché se voi agite entro il vostro paese, il mercato fuori vi sembra assolutamente illimitato. Quindi un prodotto che viene utilizzato solo in Cina potrebbe essere diffuso per tutto il mondo. E se parliamo di meta universi nel mondo virtuale, noi possiamo anche non limitare il consumo di un prodotto all'altro. Quindi dentro questa meta universo possono essere bruciati alcuni articoli, possono essere create delle manipolazioni. Potrebbe essere limitato il termine d'azione, eccetera. Ci sono più schemi che nemmeno ve li immaginate. L'altro mese ho parlato con uno dei specialisti dei meta universi e di NFT token, un ragazzo molto intelligente. Lui ha parlato in una delle conferenze a Minsk e lui ha dato una visione molto interessante di tutti questi meta universi e NFT token. Che ne pensate? La televisione e la pubblicità su YouTube, chi irrita?
Scrivetemi se vi irrita la pubblicità in internet oppure in TV. Se invece voi la considerate normale, mettetemi lo 0, 5 se vi irrita la pubblicità. Ok, tutti mettono il 5 per il momento. E adesso immaginatevi che Meta Universo è ok, iniziamo da un'altra cosa. Grazie alla pubblicità vi costringono a acquistare un prodotto o l'altro. Vi cercano di motivare a comprare qualsiasi cosa. E Meta Universo è una specie di cubo di sei televisori. I televisori ci sono a destra, a sinistra, sotto, sopra, di lato, eccetera. E la pubblicità, la quantità della pubblicità cresce notevolmente. E l'informazione utile sarà 1 minuto e la pubblicità saranno 10 minuti. Quindi se voi adesso vi sentite impauriti da questo eventuale futuro, mettetemi 10 nella chat. Ok, quindi voi siete chiusi in questa stanza, diciamo, con sei televisori e dappertutto c'è la pubblicità. Questa immagine vi spaventa, mettetemi 10. Queste sono anche le prospettive di Meta Universi. C'è il rischio di essere immersi nella grande industria di vendita di tanti infoprodotti. Nella chat in inglese forse non mi hanno capito. Ok, grazie. Meta Universo è la questione a cui la gente deve essere preparata. E noi possiamo vendere i prodotti di buona qualità e prodotti di pessima qualità, come succede anche nella vita reale. Possiamo dare anche la pubblicità aggressiva e possiamo dare la pubblicità mite. E dipende da noi cosa sarà pronto ad accettare il consumatore. Quindi le valute delle banche centrali. E tanti paesi ormai hanno dichiarato che l'anno prossimo ci sarà utilizzo pilota di valute digitalizzate delle banche centrali. Ora la blockchain dà una possibilità di essere indipendenti dalle banche e dai governi statali, ma tra poco, guardate, dopo
controllate se ho ragione, ma tra poco vi costringeranno ad avere anche il wallet del vostro paese, della valuta centrale, e dopo sarete controllati anche qua, perché adesso ci controllano tramite i passaporti, tramite vari registri di azionisti, di proprietari. Voi andate a lavorare al Fondo della Protezione Sociale, prendi i vostri contributi e così lo Stato controlla quanti cittadini ci sono, chi ha bisogno di un sussidio, chi guadagna bene, chi lavora e chi non lavora, chi è un truffatore, eccetera. E tramite il controllo lo Stato sistematizza il proprio lavoro. Le valute digitalizzate delle banche centrali permettono di effettuare questo controllo su un livello diverso, su un livello nuovo. Vi do un esempio. All'inizio dell'estate ci sono gli esami di maturità, ad esempio. I ragazzi finiscono la scuola e hanno gli esami di maturità. Ad esempio, negli stati come Russia, Bielorussia, Ucraina, ad esempio, non vendono alcol in questo periodo. Tante persone iniziano a comprare questo alcol prima, ma queste misure di prevenzione ci sono. Queste misure di prevenzione ci sono e questo comunque succede. Ma immaginatevi che adesso i negozi non avranno la necessità di scrivere questi annunci che l'alcol non si vende, ma semplicemente quando arrivate alla cassa non potete pagare l'alcol, perché lo smart contratto non riesce a far passare questo pagamento. Quindi il negozio non avrà bisogno di controllo ulteriore, perché sarà proprio impossibile effettuare un pagamento simile. Quindi lo Stato, in modo molto più efficace, potrà controllare l'economia e gli individui, i singoli cittadini. Quindi da una parte sarà un vantaggio, ma dall'altra parte ci sono anche tanti svantaggi, perché da una parte noi controlliamo di più, quindi evitiamo il riciclaggio del denaro, le truffe, le mance, la corruzione, ma questo ci fa diventare più dipendenti da questo sistema, quindi ci sono pro e contro. E uno dei punti forti della criptovaluta è di non farsi controllare. Quindi questo è il punto forte, ad esempio, delle criptovalute, di Bitcoin, eccetera, ma l'anonimità di criptovalute sta succedendo nell'ambito della blockchain, ma quando voi volete uscire nel mondo reale, finché voi avete i Bitcoin, voi siete anonimi, ma appena voi vorreste acquistare un panino in un bar, la vostra anonimità sparisce, perché fisicamente tu arrivi in questo bar dove potrebbe essere una videocamera, dove potrebbe essere un codice QR, ad esempio durante la pandemia
Tutti utilizzavano i codici QR per poter fare qualsiasi cosa e dopo saranno controllate le carte, saranno controllate anche i crypto wallet. Le carte sono controllate anche adesso e la criptovaluta e la tecnologia blockchain può portare ad avere un core più alto di controllo. La tecnologia dà questa possibilità. E lo Stato, le banche ovviamente se ne accorgono e senza dubbio vorranno utilizzare questa tecnologia. Non diranno che le persone hanno bisogno di essere indipendenti e quindi non la vogliamo utilizzare. Succederà il contrario. Lo Stato non vuole avere le azioni anonime e le persone anonime, quindi vi piaccia o no? Voi non andate con cavallo per arrivare in ufficio e voi non avete un sacchetto delle monete d'oro, voi avete la carta Mastercard o Visa e anche lo stipendio vi arriva sul conto bancario. Quindi non dovreste essere naive e pensare che la criptovaluta vi porterà indipendenza. Se voi vorreste cambiare il sistema, comunque sia, non ci riuscite, ma utilizzare il sistema in maniera più efficiente, più efficace, utilizzare tutti questi vantaggi e svantaggi per il proprio vantaggio, per il proprio profitto, questo potrebbe essere fattibile. E vi spiego tutto questo per farvi capire come si potrebbe fare. Analizziamo la situazione concreta. Abbiamo parlato di analisi fondamentale per farvi capire cosa sta succedendo a livello globale. Noi adesso siamo all'inizio del percorso dello sviluppo della blockchain e per il momento, se noi prendiamo tutte le criptovalute, allora il 43% occupa la Bitcoin, il 14% è Ethereum. E il 16% di tutto il denaro si trova in stablecoin, USDT, ecco, voi vedete, top 10 di market cap, quindi Tether, Binance USD Coin e USD Coin, e sono tre stablecoin e si sono concentrati più mezzi finanziari che nell'Ethereum, che è il numero due del mercato. Quindi cambiamo la slide ora. E se noi facciamo il paragone dei dati relativi al mercato criptovalutario, cambiamo per favore la slide. E il 96% 10 anni fa si trovava in Bitcoin. Bitcoin viene emesso sempre di più e siccome adesso Bitcoin è stato emesso molto di più, ma la sua parte del mercato è diventata molto più piccola. Noi possiamo dire che questa è soltanto la fase embrionale, nel 2014. Nel 2018 Bitcoin occupa la metà del mercato e da tutte le criptovalute che esistevano nel 2014, nel 2018 è rimasto solo XRP e USDT. Occupava soltanto 1% del mercato nel 2018. Quindi immaginatevi USDC e Binance USD nel 2018 a luglio non esistevano.
adesso queste tre criptovalute, queste tre stablecoin, occupano la seconda posizione se noi le sommiamo. E da tutte le criptovalute che esistevano nel 2014 è rimasto solo XRP. Vedete? Fa parte sempre della top 10, sia nel 2014, 2018, 2022. Non tutti, non a tutti piace, tutti capiscono che questa è la blockchain del settore bancario. E adesso vi faccio vedere Cardano, è un'altra blockchain fondamentale. L'altro anno è uscita anche Solana, c'è il token BNB e il token dell'exchange Binance. Poi c'è Ethereum, è una delle blockchain con i primi smart contratti e occupa comunque sia la seconda posizione. È la cosa più importante che dovreste capire è che arrivando al mercato nel 2014 e investendo in qualsiasi criptovaluta di queste 10, soltanto una di queste valute vi avrebbe dato la possibilità di guadagnare. E anche Dogecoin esiste in questo elenco soltanto grazie a Elon Musk. Quindi non possiamo immaginare quale criptovaluta avrà qualche posizione. E ci sono tanti presupposti per i grandi cambiamenti di questo ultimo elenco, di questo ultimo quadro, per quello che noi vediamo a luglio del 2022. Ma comunque questo è il mercato crescente e vorrei raccontarvi di quattro possibilità più sicure del guadagno di su criptomercato, ma vorrei togliervi anche, diciamo, tutti i sogni. Guadagno e investimento sono due cose ben diverse. Guadagnare significa creare un prodotto che potrebbe essere, ad esempio, venduto. Investimento è un progetto continuo mirato al guadagno nel futuro, ma nemmeno il guadagno garantito. Invece, guadagnare il denaro è il processo di produzione e i profitti che arrivano dalla soddisfazione dei bisogni di un cliente. Arriva un cliente e dice: io dovrei costruire un muro, e tu gli dici 100 dollari, lui ti dà 100 dollari e tu costruisci questo muro. Questo è il guadagno del denaro. E investimento è quando do alla persona il denaro e chiedo: ma tu costruisci la casa? E lui dice sì, costruisco, forse no, e io dovrei capire, dovrei essere capace di capire se lui lo farà, se questo palazzo dopo avrà il valore, se lui riuscirà a venderlo, eccetera. Quindi sono due cose diverse. E quindi i quattro modi più affidabili per fare i soldi nel mercato della criptovaluta è vendere training o investire nella formazione, quindi business educativo. Ora ci sono tantissimi corsi su internet, tante persone cercano di insegnarvi tante cose, NFT, trading, eccetera. E questa è già un'industria. La persona che
vende i corsi, ovviamente guadagnerà. E la persona che acquista il corso guadagna solo quando mette in pratica tutti i consigli teorici. Non so se siete d'accordo con me, tante persone che fanno i corsi di trading non iniziano a guadagnare. Non è la formazione che dà il 100% a tutti. Le persone sono diverse, qualcuno ci riesce meglio, qualcuno no. All'università, ad esempio, ci sono 10 medici, tutti sono di chirurgia. Però uno è più bravo, un altro è più scarso, diciamo. Giusto? Ok. Il secondo metodo per poter guadagnare e promuovere i prodotti blockchain per la remunerazione delle commissioni. Quindi possono essere vari programmi di affiliazione, possono essere dei blogger, vendite, promozioni, eccetera. Potresti essere semplicemente un venditore di un exchange che ama i potenziali clienti, potresti guadagnare con la pubblicità e qua anche guadagni, poi crescono questi token o meno, questo non vi riguarda. Poi c'è il terzo metodo, è essere programmatore blockchain e ottenere un lavoro per uno stipendio. Quindi non dipende quanto costerà il token che tu stai facendo, tu lavori guadagnando il tuo stipendio. Potresti lavorare, ad esempio, le ore di mattina e dopo non lavorare più. Poi la quarta possibilità è creare un'azienda, assumere programmatori, creare un prodotto, assumere venditori e vendere questo prodotto ai clienti, magari investi nella pubblicità e il business anche potrebbe essere il business che va bene, che vi porta il guadagno o al contrario, ma comunque sia, il business vi dà normalmente la possibilità di guadagnare più che guadagnate mentre fate il dipendente. Potreste anche creare un business di rete, invitare i partner. Magari potreste creare anche un corso di formazione, come duplicare, e questa sarà un'altra forma di business. Potrebbe essere il business tradizionale ma legato alla tecnologia blockchain, come potrebbero essere anche i business di multilevel che utilizzano i prodotti tradizionali. Se voi volete investire in alcuni token, nessuno vi potrà garantire che questo token costerà 1 milione oppure che Bitcoin costi 1 milione. Io ci credo, ho le conoscenze, ho analisi che ho fatto che mi fa pensare personalmente che Bitcoin costerà 1 milione. Io vedo dei presupposti e tutte le mie conoscenze mi portano a pensare in questa maniera. Costerà tanto. Io investo nelle criptovalute perché vedo come si sviluppa tutta questa storia. Ma guadagnare e investire sono due cose ben diverse. Spero che vi è piaciuto questo pensiero. Dovreste assolutamente capire che sono due cose differenti e mettetemi due nella chat che l'ha capito. Investire in criptovalute e guadagnare su questa valuta sono due cose ben diverse. Cosa significa lo smart portfolio invece? Ora parliamo del prodotto di cui sono responsabile io. È un sistema automatizzato
che lavori su Binance e Huobi, scusate, con API chiave. Questo sembra di essere un robot che utilizza algoritmo e vi aiuta di creare un portafoglio ben posizionato. Nessun umano potrebbe tenere in mente l'informazione di 100 blockchain e analizzarla ogni giorno. Mentre noi stiamo facendo il webinar su CoinMarketCap, escono da 3 a 5 token nuovi entro un'ora. Quindi quali saranno top 100 tra un anno? Nessuno ve lo saprà dire. Lo Smart Portfolio è un servizio che aiuta a creare il portafoglio bilanciato, viene bilanciato automaticamente. Non c'è qua nessun trading, non c'è qua un guadagno veloce. Questo è uno strumento che vi dà la possibilità di risparmiare il potere e risparmiare il denaro e investire dopo nel mercato cripto. Voi potete cercare dappertutto, ma non vorrei sprecare tanto tempo. Lo Smart Portfolio mi aiuta ad essere sicuro che il mio portafoglio è formato e bilanciato. È proprio così come il mercato adesso. E tra un anno o due ci saranno altri token, altre criptovalute, anche se non se dovesse sparire Bitcoin, per me va bene lo stesso, perché ho il servizio che guarda il mio denaro e mi aiuta a bilanciarlo in continuazione. Il costo di questo servizio? $1,200 all'anno. Questa è la licenza avanzata. In più c'è la licenza con le funzionalità tagliate che costa $740. Quindi $25 a settimana. Non lavorerà un uomo, un professionista, ma invece il servizio vi dà la possibilità di formare questo cripto portafoglio. Non dà i profitti, ma segue il mercato. Il mercato va su e il vostro portafoglio va su. Il mercato va giù, il vostro portafoglio va giù. Lo Smart Portfolio bilancia e attualizza il vostro investimento. Per il lavoro minimo, questo portafoglio ha bisogno da $600 in più sul conto di exchange. Quindi il minimo del denaro che vi serve sono $1,340. Perché $740 sono le funzionalità, diciamo, diminuite, più $600 per avere a disposizione. Io invece vi consiglierei di avere $5,000, quindi questo inizia ad essere interessante. Se avete bisogno di $100, sì, potete lavorare con le altre criptovalute, le potreste studiare e potreste investire. Ci sono tanti prodotti che vi potrebbero dare il risultato sul guadagno, vi potrebbe dare la possibilità di guadagnare dopo. Cambiamo la slide. Questa è la mia esperienza personale. Ecco, vedete quanto ho guadagnato l'anno scorso. Ho investito, ho controllato personalmente e ho guadagnato da 6.000, ho guadagnato 9.676 in pochi mesi. Dopodiché il mercato è andato giù, ma dopo è ricresciuto. Quindi
non sappiamo. Questo non è il guadagno del denaro, questo è investimento, quindi devo capire io quando investire e quando uscire dal mercato. Però comunque sì, io ho arrivato a queste cifre e le persone che utilizzano questi strumenti in modo giusto hanno anche loro i loro risultati. Nel nostro back office c'è una tabella che aiuta a prendere in considerazione questo risultato, però vedete, qualcuno ha guadagnato 2.900, qualcuno ha guadagnato 700, sono strategie diverse, dipende quando siete entrati sul mercato, come avete lavorato, e quindi di tutto questo noi ne parleremo durante le prossime lezioni. Se voi acquistate questo prodotto, allora vi sarà tutto chiaro, ci pensiamo noi. Per acquistare questo prodotto dovreste creare un account e metterci almeno 600 dollari, dovreste ricevere API chiave, dovreste registrarvi, verificare la vostra identità, ricaricare il conto, creare le chiavi API e ci sono tutte le istruzioni in tutte le lingue sul sito web dell'Exchange. Solo l'azione porta ai risultati, quindi possiamo parlare tanto delle criptovalute, ma prima non avremo mai il risultato prima di iniziare ad agire. Se voi non avete 5.000 dollari, l'ecosistema Everich vi dà la possibilità di guadagnare questo denaro. E quindi queste quattro possibilità di guadagno sicuro sul mercato di criptovalute sono presenti anche nel sistema. Se voi non avete 5.000 per acquistare questo strumento, ok, potreste guadagnare questo denaro. Potreste studiare investimento e il business online attraverso la vendita di corsi Everich. Noi abbiamo tanti corsi partner da 1 milione di dollari, eccetera. Dopodiché potreste creare una rete di distributori che utilizzeranno e venderanno prodotti dell'ecosistema Everich. Noi abbiamo Connexio, Evosend e potreste acquistare questo, diciamo, prodotto tangibile, fisico, che sarebbero i prodotti di Evosend. In più potreste utilizzare Smart Portfolio, abbiamo Diva, Smart Card, NDA, abbiamo tanti prodotti che funzionano e potreste guadagnare con la vendita dei prodotti sul mercato. In più potreste lavorare per l'azienda come specialista, programmatore, marketer, eccetera, che potrebbero aiutare nel funzionamento dell'azienda. E potreste cercare lavoro qua se tu sei uno specialista di alto livello. In più potreste creare i propri prodotti utilizzando i prodotti dell'ecosistema. Quindi potete creare un vostro business utilizzando Global Unit Pay, potreste utilizzare blockchain per creare i vostri token e l'exchange Unitex per collocare i vostri token. Quindi il vostro business potrebbe il vostro business, diciamo, personalizzato potrebbe essere creato sul nostro ecosistema con l'exchange, blockchain, servizi di pagamento, eccetera. Se noi parliamo dello smart portfolio, allora come possiamo guadagnare con lo smart portfolio? In primis dovreste capire come funziona la capitalizzazione del mercato. Come funziona la capitalizzazione di un'azienda? Potreste ricevere l'informazione come tutto questo lavora, come funziona. Potreste invitare le persone su webinar e potreste studiare quello che vi ho detto io. Potreste portare le altre persone sul mio webinar e le persone che si interessano possono essere invitate alla presentazione del prodotto. Mostrargli come funziona il prodotto, aiutate la persona a registrarsi e
possono acquistare la licenza e pagarla e voi ricevete da 5 all'8% da una licenza acquistata. Quindi non è necessario acquistare una licenza per voi. Potreste ricevere dal 5 all'8% da una licenza personalmente venduta e sono da 37 a 96 dollari. E guardate, i venditori nei negozi non ricevono questa percentuale. Un venditore, un commesso nel negozio vende all'ora. Per questa somma, e se voi create un vostro business con la squadra, se nella vostra rete ci sono per le persone che acquistano questo prodotto, voi potreste guadagnare anche intorno a 3.000 dollari. Per ottenere 3.000 dollari è necessario vendere personalmente da 40 a 60 licenze e vendere insieme al team da 100 a 810. E adesso, se voi avete delle domande, vi invito a farle ora. Da ogni chat io prenderei due domande. Quindi, la chat italiana, se avete le vostre domande, vi invito a scriverle. Chiedono come si collega Smart Portfolio su Coinbase. Ora noi lavoriamo su due exchange, quando saranno collegate altri exchange non vi posso dire, ma i tecnici ci stanno lavorando sopra. Forse ci saranno altri exchange, altre opportunità per dare la possibilità a più persone di acquistare questo prodotto e di utilizzarlo. C'è l'informazione da insider, ma non posso condividerla per il momento. Nel prossimo futuro, questo potrebbe essere accessibile e interessante per tante persone. Ok, chi altro ha le domande? Nella chat spagnola c'è una domanda. Cosa fare con cosa succederà con il servizio che ha più di un anno. Guardate, la criptovaluta rimarrà sul vostro account e il mercato andrà in crescita, la criptovaluta costerà di più, ma il vostro portafoglio non sarà bilanciato se il servizio, se l'abbonamento finisce e voi non prorogate l'abbonamento. Voi per il momento avete ad esempio top 50 se voi pagate il servizio per un altro anno e il servizio continua il proprio lavoro. Tra un anno il mercato potrà ricrescere o potrebbe anche succedere al contrario, ma tra un anno queste 50 criptovalute che voi avete ora non è detto che saranno gli stessi nella top, perché alcuni non cresceranno, qualcuno morirà. È importante capire che voi non perdete i vostri attivi, voi perdete il controllo su questo attivo, perdete questo servizio di bilanciamento. Voi volendo, se vi sta finendo il contratto, vi sta finendo il servizio annuale, il denaro non lo perdete, voi semplicemente spostate il denaro nella Bitcoin e basta, aspettate così, volendo. Ma io sono sicuro che
voi con 2.000 potevate pagare 1.500 per il servizio e il resto dei soldi posizionare sul conto su Exchange. E guardate, da tutte le 50 o 100 criptovalute, in qualche anno queste 3 o 4 valute faranno questa moltiplicazione per 10 o per 5 del proprio valore. E questa criptovaluta vi potrebbe far diventare molto ricchi. Invece, non prorogando il servizio, vi potrà dispiacere perché magari adesso uscirà una valuta, una criptovaluta non ancora conosciuta, che tra poco potrebbe diventare molto costosa e molto popolare. Quindi se voi seguite i vostri portafogli, voi ve ne accorgete che le monete cambiano e questo è il principale obiettivo del servizio. Il servizio non vi porta i profitti, ma il servizio vi garantisce che il costo del vostro portafoglio sarà sempre il top. Voi rimanete il top del... Voi avete in possesso il top delle criptovalute. Ad esempio, per rimanere nell'elenco Forbes, voi dovreste pagare solo l'abbonamento del giornale. Immaginiamo una situazione del genere. Quindi, essendo nell'elenco Forbes, voi guadagnate di più perché avete questa reputazione. Voi guadagnate lo stesso, ma la cosa più importante è di non commettere l'errore più grande, non vendere gli attivi con poco prezzo. Ora il mercato è calato, voi potete vendere tutto e fissare il danno, altrimenti il mercato crescerà e voi potreste fissare il vostro profitto. Secondo me, queste sono le vostre paure e la vostra impreparazione, perché io sono sicuro che guadagnerò. Io guadagnerò quando e come decido io. Il mercato senza dubbio ricresce e io guadagno o tanto o tantissimo. Dipenderà dalla mia pazienza. Dateci per favore il link di YouTube, la registrazione sarà fatta. Sì, nella chat spagnola c'è un commento. Sì, nella chat spagnola tutti scrivono che l'abbonamento bisognerebbe prorogarlo. Per prorogare l'abbonamento dovreste pagare l'abbonamento annuale, però io vi consiglierei di non aspettare quando il mercato crescerà. Ora, voi potreste accumulare gli attivi. Lo smart portfolio fa per voi il bilanciamento e il vostro compito è quello di guadagnare e di portarli sul mercato. Voi non dovreste pensare quale criptovaluta sarà quella in crescita nel 2022. Il mio compito è quello di guadagnare e dopo il mio servizio mi dà la possibilità di avere sempre la criptovaluta più interessante. E vi do la possibilità di prendere il prodotto, di vendere il prodotto. Ci sono le licenze, potreste invitare le persone. Voi acquistate la criptovaluta a poco prezzo. Persone che guadagnano con voi saranno interessati. Ad esempio, se tu acquisti la macchina, e voi acquistate l'automobile e l'automobile
viene scontato, il prezzo viene scontato. E quindi tu potresti dire ad un amico: ecco, io ho acquistato questa automobile, mi piace tanto e adesso ci sono gli sconti per questa automobile. Più o meno la situazione di adesso. Voi potete guadagnarci anche la commissione. Quindi io vedo che lo smart portfolio. Vedo che lo smart portfolio bilancia. Guardate, se ci saranno le vendite di questo prodotto, io farò i webinar anche ogni giorno per spiegarvi, perché ovviamente dobbiamo pagare il lavoro di interpretariato, quindi per avere più informazioni dovreste essere più attivi. La mia percezione è che questo prodotto potrebbe dare la possibilità a tante persone di entrare sull'industria di criptovalutaria in modo sicuro e rimanere nella top a lungo. Non dovreste cercare una moneta magica, una moneta super proficua, ma voi acquistate il servizio, potreste guardare questa altalena del mercato in modo sicuro. Voi sarete il nonno che guarda la nipotina che sta sull'altalena. La bambina fa su e giù, ma nel frattempo cresce. Quindi il nonno guarda come cresce la sua bambina, anche se ci sono i movimenti dall'altalena. E quindi questo più o meno è la stessa. Quindi questo è più o meno l'andamento. Paxara, rispondendo alla domanda dalla chat inglese, il prodotto si chiama Smart Portfolio, la squadra si chiama Paxara. La squadra di programmatori. Noi vendiamo le licenze della squadra Paxara. Quindi il portafoglio bilanciato. È chiaro? C'è l'azienda che sviluppa l'algoritmo. La nostra azienda vende le loro licenze. Il loro prodotto, per farvi capire, ad esempio, l'azienda Alibaba e ha il sito AliExpress. L'azienda si chiama Alibaba. È chiaro? E così anche nel caso nostro. Paxara è il nome dell'azienda, lo smart portfolio è il nome del prodotto. Noi abbiamo lo smart portfolio e l'azienda che programma questo prodotto si chiama Paxara. È chiaro? Avete le altre domande? Se non ci sono le altre domande, allora possiamo finire qua. Mettetemi per favore da 1 a 10 se questa informazione vi è stata utile, se avete saputo qualcosa di nuovo per voi. Se questo webinar vi è stato utile, ok, grazie. Per fare più spesso questi webinar informativi,
noi dobbiamo aumentare la quantità di vendita di questi prodotti oppure di qualsiasi prodotto del nostro ecosistema. Noi ci dobbiamo concentrare su quattro tipologie dei possibili guadagni, sia per voi in privato sia per l'azienda in totale. Quindi il mio compito è quello di spiegarvi come funziona il prodotto, quale vantaggio ne potete trarre e dopo voi potreste condividere questa informazione con i vostri amici. E se i vostri amici saranno interessati, magari acquistano, noi possiamo fare e organizzare più webinar e darvi ancora più informazioni. Ok, grazie. Vogliamo ringraziare adesso tutti i nostri interpreti per il loro lavoro. Ok, mettete 5 nella chat per ringraziare tutti gli organizzatori, la squadra tecnica. Grazie, vedo il vostro feedback. Adesso sul mercato non è la situazione ottima, anche l'azienda ha delle difficoltà, però stiamo andando sempre avanti. Cerchiamo di fare questo percorso insieme e quando ci sarà la crescita della criptovaluta e tutte le persone che saranno tenaci, quelli che saranno attivi, quelli che non aspettano, ma agiscono, avranno la loro ricompensa. E io sono sicuro che saremo tutti noi. Quindi vorrei ringraziarvi e vorrei augurarvi la forza finanziaria. Se avete delle domande, potreste scansionare questo codice QR. Oppure potreste scrivere nella tabella di cui ci sarà il link nella chat e dopo risponderemo a queste domande. Ok, grazie mille. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci a tutti.